l'impiego del calore, ma questo già l'abbiamo visto. Fatemi influenza sul gruppo di microbico, questa è la ma questo l'abbiamo già visto, fatto di influenza con l'ambiente microbico pure. Respirazione batterica. Questo invece rappresenta il pH di alcuni alimenti, questo può essere interessante. A pH maggiore di 7 abbiamo l'albume di uovo, per esempio, che arriva fino a 9,6. pH il latte, c'è un pH che compresa tra 7, 6 e 5. Carne fresca va da 7,2 a 5,2. I formaggi, i funghi e gli spinaci sono scarsamente acidi. I pomodori e gli yogurt sono già un po' acidi, questi sono tra 4,5 e 3,7, peggiore un po', quindi sicuramente fanno bene all'intestino. Sì. Le pesche sono comprese tra 3,9 e 3,7, sono abbastanza acide. Molto acide abbiamo ovviamente i crauti, le mele tra 3,5 e 3,7 per la presenza dell'acido malico appunto, le fragole tra 3,2 e 4, però il problema delle fragole è che hanno un alto contenuto di acqua e quindi facilmente possono essere aggredite dalla muffa e quindi purtroppo aggiungono molti pesticidi per questo. Questo è il minimo, il pH di sopravvivenza dei microrganismi. Allora, nutrimento per vivere, moltiplicarsi, i batteri hanno bisogno di alimentarsi. Gli alimenti preferiti dai batteri spesso all'origine di tossinfezioni sono quelli ricchi di proteine, quali gli arrosti, i polpettoni, rollè, insalate, di pollo, maionese, tiramisù, creme e panna. Possibile valore per valutare la qualità microbiologica. Ecco qui, adesso le cose cominciano a diventare interessanti. Perché qui viene riportata, anche tenendo presente questo nuovo regolamento che non avevo mai menzionato, che adesso invece viene fuori qua, il regolamento CE 2073-2005 che fissa i limiti della carica microbica o i microrganismi massimi permessi dentro gli alimenti. Perché sto cominciando a tirare fuori queste normative che fissano i limiti? Perché poi a un certo punto noi, per poter dire che stiamo lavorando nelle condizioni migliori, dobbiamo avere dei limiti di riferimento. Allora, i livelli microbiologici, quindi per esempio, se negli alimenti freschi, se la carica microbica è minore, quindi cotti, se è minore di 1000, di 1000 esattamente, io dico che è ottima. Però se in un alimento fresco è minore di 10.000, io dico che è ancora ottima, ma è buona in quelli cotti, perché dovrebbe essere inferiore. Se è 100.000 è buona in quelli freschi, ma è discreta in quelli cotti. Ancora, se la carica microbica è all'incirca sui 500.000, posso dire che è discreta in un fresco, ma non in un cotto, quindi è scadente. I livelli microbiologici da garantire sono riportati in letteratura. Carica microbica deve essere di circa 10.000, i fecali non più di 100. Questi sono tutti i valori che sono riportati nel regolamento CE 2073 del 2005. Bene, questo è il sistema per il controllo della temperatura. Detersione e disinfezione. Come dobbiamo operare la disinfezione delle superfici. Obiettivi, ci stiamo via via a questo punto portando verso il clou, oggi che sarà l'autocontrollo. Teniamo presente che noi ci siamo fatti oramai un'idea su quelle che sono le possibili contaminazioni degli ambienti. Quali sono i fattori che fanno crescere i microrganismi? Stiamo cominciando a capire, anzi abbiamo già visto, come ci dobbiamo comportare con gli alimenti e le temperature che dobbiamo conservare.
come adesso dobbiamo fare le pulizie delle superfici e alla fine ci porteremo l'autocontrollo, cioè avremo tutto quel bagaglio di saperi, di conoscenze e quindi si suppone anche di competenze per poter noi gestire al meglio la nostra attività alimentare. Obiettivi, la detersione e rimozione dello sporco, disinfezione, distruzione dei microrganismi. Quindi già sto vedendo due termini nuovi, detersione e disinfezione, che sono due cose completamente diverse, perché la detersione significa rimozione dello sporco, quindi significa togliere il grasso, tutto quanto, può impedire la disinfezione. La disinfezione invece è la distruzione dei microrganismi. Sì, perché se io faccio una cattiva detersione, magari rimane il grasso, i microrganismi stanno sotto il grasso, io vado ad utilizzare magari la mucchina o i prodotti già pronti per pulire le superfici, io faccio una cattiva disinfezione, quindi io non ho pulito assolutamente niente. La disinfezione sarà tanto più efficace quanto più accurata sarà stata la detersione. Quindi ovviamente ci sono dei prodotti oggi, come già dissi ieri, a base di detergenti a base o prodotti a base di benzalconio ammonio, sali quaternari del benzalconio ammonio, che possono essere utilizzati per la detersione e quindi anche della disinfezione, perché hanno doppia funzione. Documentazione da tenere agli atti, planimetria dell'impianto, procedure di pulizia e disinfezione, checklist di sorveglianza, scheda tecnica dei prodotti, risultati della verifica microbiologica delle superfici, documentazione sulla formazione del personale e documentazione sulla risoluzione delle non conformità. Allora, cominciamo con la procedura di pulizia. Ah, sì. Ma non c'è il rischio utilizzando questi potenti disinfettanti di selezionare patogeni ancora più resistenti? Perché questa tipologia di disinfettante, ammonio o benzalconio, ha uno spettro di attività su quasi tutti i microrganismi e quindi quella di preferire alcuni microrganismi rispetto ad altri è abbastanza remota. Certo, ci può essere là, ma questa riesce ad avere questa attività detersiva più come detergente più quella di disinfettare. È uno di quelli che ha uno spettro di azione più ampio. Chiaro che se poi a quello gli aggiungiamo pure la mucchina, un prodotto a base di cloro, l'efficacia è garantita. Diciamo che quel tipo di prodotto è consigliato. Devono essere identificati, ovviamente queste già sono cose che voi fate a memoria, per la pulizia devono essere identificate le aree, le attrezzature, i prodotti da utilizzare, le modalità di impiego, la frequenza e il responsabile. Diciamo che questo in termini di autocontrollo deve essere scritto. Sicuramente vi accennerà queste cose anche il dottore nei prossimi giorni, però io già vi accenno, provo darsi lì approfondirà questa parte. Successione delle operazioni, questo è importante, estremamente importante, pulizia preliminare con acqua calda. Poi scopriamo tante cose che forse magari facevamo in maniera errata per eliminare lo sporco evidente. Poi applicazione di una soluzione detergente, sempre riscaldata a 45-50 gradi, non di più, per eliminare gli sporchi e i residui, eliminare i residui di sporco. Lavaggio intermedio con acqua calda a 45 gradi per asportare la soluzione detergente e il sudiciume. Disinfezione per uscire i microrganismi rimasti e risciacquo finale per eliminare ogni traccia disinfettante. Queste dovrebbero essere le non. Ecco, infatti, questa è una domanda che stiamo per rispondere. Infatti, la temperatura di 45-50 gradi deriva proprio dal fatto che temperature più alte possono portare a denaturare quelle che sono le proteine alla struttura delle cellule, quindi c'è un irrigidimento del materiale cellulare del microrganismo che si attacca di più alla superficie, quindi diventa più difficile staccarlo.
In realtà poi su questi microrganismi che sono stati denaturati nelle proteine, nelle caratteristiche, possono mettersi altri microrganismi, quindi la pulizia che sembrava perfetta non lo è. Infatti l'utilizzo di un vaporello con temperature di 100 gradi non è consigliato, anche per il motivo di qui sopra, perché può veicolare le goccioline di acqua che si sono prodotte, possono veicolare i microrganismi. Quindi queste sarebbero le caratteristiche che devono avere l'acqua. Queste cose che dico qua non le dico io, quindi posso stare tranquillo per quanto riguarda quando vado in diretta, eccetera, perché lo richiede la normativa europea. Quindi sono belle riportate sulle normative. Le attrezzature devono essere costruite in modo da consentire una facile, rapida e completa pulizia, devono quindi essere visibili, cioè ispezionabili in ogni loro parte per verificare la presenza di sporco visibile. Devono essere costruiti in materiale idoneo, non poroso, evitare il legno, insomma, volevo dire, soprattutto per le parti che vengono in contatto con l'alimento. Certo, prodotti a base di materiali polimerici potrebbe essere auspicabile. Requisiti delle attrezzature facilmente ispezionabili e facilmente smontabili, quindi pure le affettatrici e tutte quelle cose devono essere facilmente smontabili. Regole per una corretta pulizia: indossare abiti appositi per l'operazione di pulizia, non compiere pulizie durante la preparazione dei cibi, ovviamente per evitare che ci sia una contaminazione tra prodotti della pulizia con gli alimenti o viceversa, non utilizzare la scopa a secco nella segatura perché possono generare polvere e quindi trasportare e quindi essere veicolo di contaminazione. Inoltre non iniziare la pulizia dal basso ma dall'alto, in modo che se noi iniziamo dal basso, poi magari quando arriviamo sopra si sviluppa la polvere sulla parte che avevamo pulito, poi di nuovo è sporco. Quindi evidentemente iniziare da sopra. Rispettare sempre le dosi indicate sulla confezione dei detergenti e disinfettanti, rispettare le temperature di utilizzo indicate sulle confezioni dei prodotti chimici. Attenzione, perché molti prodotti possono essere tossici, quindi va risciacquato abbondantemente. Regole per una corretta pulizia: rispettare sempre le scadenze previste dal programma di pulizia, non utilizzare spugne, strofinacci che possono essere veicoli di trasporto di microrganismi o altri materiali facilmente inquinabili per le operazioni di lavaggio. Quindi va utilizzata la carta, utilizzare quel tono. Come parla di programma di pulizia? Sì. Ma è stabilito per legge il programma di pulizia? No, o è qualcosa che l'azienda crea? Che poi deve l'azienda crea, però è auspicabile che ci sia la pulizia degli utensili da lavoro, sia fatta diciamo giornalmente. Poi per quanto riguarda quindi compresa affettatrice o quelle prodotti là, sicuramente un fritacarne va pulito diciamo quasi immediatamente successivamente alle operazioni dell'utilizzo. Poi chiaramente ci sono da pulire tutte le parti, facciamo per ipotesi in questo caso la parte sulla lampada va pulita evidentemente almeno una volta al mese. Quindi poi ci sono tutte le scaffalature, le parti i condizionatori, perché lì è veicolo, ci sta la polvere, che può essere veicolo anche di microrganismi. Non è esplicitamente scritto, però queste sarebbero le regole da rispettare. Attrezzi per le pulizie e detergenti disinfettanti devono essere tenuti separati dagli alimenti in un locale apposito, in un armadio. Quindi ovviamente questa tabella, questo programma va allegato a quello che poi vi dirà lui il manuale di corretta prassi igienica, il manuale di autocontrollo interno. No, sarebbe meglio con una manchina molto diluita, perché effettivamente in alcuni casi abbiamo trovato che la lama si era sempre efficace, però si era scolorita leggermente. Quindi si preferisce che sia diluito, comunque funziona. Quindi i microrganismi vengono uccisi. Rispettare sempre le scadenze. Stavo dicendo,
è auspicabile avere un programma e allegarlo al manuale. Principale errore nella pratica della pulizia e disinfezione: pulizia insufficiente prima dell'applicazione del disinfettante, e qui si riferisce alla detersione. Esecuzione affrettata delle operazioni, utilizzo di acqua a temperatura insufficiente, uso di prodotti non idonei, sottodosaggio o sovradosaggio di prodotti chimici, perché sovradosaggio, sottodosaggio lo capiamo perché non ha un'etica. Sovradosaggio significa che poi non andando a lavare bene, in realtà poi rimane la superficie impregnata, diciamo, anche se in tracce del prodotto. Siccome poi sull'acciaio, che è giusto sia, si smette il prodotto alimentare, questo si assorbe evidentemente il prodotto che poi rimane nel prodotto, quindi poi si sente. Il tempo di contatto molto breve, questa è una cosa importantissima, il tempo di contatto tra la disinfezione e la pulizia della superficie deve essere di circa 5-10 minuti. Stavamo appunto parlando di quelli che sono gli errori nella pratica della pulizia e disinfezione. Appunto il contatto troppo breve tra disinfettante e superficie può essere deleterio, nel senso che un utilizzo un tempo insufficiente rende inefficace l'attività di disinfezione, in quanto il cloro non riesce ad agire sulla membrana cellulare dei microrganismi o il disinfettante, quindi non apporta efficacia nella distruzione dei microrganismi. La manutenzione delle attrezzature dell'ambiente prende subito adeguati provvedimenti in caso di guasti e malfunzionamento dell'impianto di corretto. Tra l'altro è prevista che ci sia una scheda dove viene riportato quando viene effettuata la manutenzione dei frigoriferi obbligatoriamente, questo è obbligatorio, eliminare la presenza di acqua di condensa nelle celle ed evitare sgoccioli sugli alimenti. Questo degli sgoccioli è abbastanza pericoloso perché può portare con sé evidentemente la pseudomonas, quindi è successo in alcuni classifici che la comparsa di quelle colorazioni blu era da attribuire a degli sgoccioli evidentemente di acqua, che quindi si era contaminato con la pseudomonas. Riparare rapidamente i guasti e i malfunzionamenti del lavabo o allo sterilizzatore dei coltelli, evitare qualsiasi deterioramento delle attrezzature, riparare rapidamente le scostature, rotture alle pareti, al soffitto e ai pavimenti. Onde evitare in questa maniera le intrusioni infestanti. Importante la verifica visiva tramite checklist, bioluminescenza valida, questa per fare i controlli di superfici come sistemi, o utilizzare i sistemi tampone superficie o sistemi a bioluminescenza, che comunque sono un pochino più costosi. Queste sono delle dettagliate che si possono utilizzare per il tampone tecnico di luminescenza, che si interessa. Qui vengono riportate quelle che sono le caratteristiche previste evidentemente per la carica batterica presente massima sulle superfici all'atto della buona sanificazione e di una cattiva sanificazione. Una conta microbica che è dell'ordine 10 alla quarta su una superficie è indice di una cattiva o non adeguata sanificazione. Assenti ovviamente lo stafilococco, che è indice di sporco, salmonella o listeria, ancora peggio. Indicatori di processo informano in merito alle procedure cui gli alimenti sono stati sottoposti, ad esempio manipolazione, indicatori di processo la carica mesofila, aerofila, o i coliformi, quindi indice di cattiva pulizia, o ancora indice di microbici di salubrità, esempio lo stafilococco e le scheriche acquose. La loro assenza è indice che gli ambienti sono abbastanza puliti. Piano a due classi è un piano che viene adottato quando si prendono in esame i microrganismi patogeni, presenza, assenza. La presenza è indice di cattiva
pulizia, assenza, ottima pulizia. Piano 3 classi, numero di unità campionario da sottocordonanza, valore limite e valore massimo. Ok, a questo punto ecco che ci portiamo piano piano, ci portiamo a quello che è l'autocontrollo degli stabilimenti alimentari. Per quanto riguarda l'autocontrollo, è un termine che effettivamente è nato nello stesso momento in cui si è deciso i primi spunti sull'autocontrollo, o quello che poi viene chiamato HACCP, e nasce esattamente con l'andata dell'uomo sulla Luna. In effetti uno dei problemi seri che veniva fuori è che effettivamente i prodotti che dovevano essere trasportati dall'uomo dovevano essere salubri, perché se c'erano dei problemi certamente non c'era un pronto soccorso dove poter curare le persone che infatti si potevano essere contaminate. Quindi i prodotti dovevano essere controllati al monte, cioè al monte dovevano essere presentati dei caratteristiche di salubrità. Quindi bisognava applicare dei principi di corretto comportamento, che quindi permettessero a questo punto di evitare contaminazioni. Ora, il fatto è che per quanto riguarda il comportamento da usare, è quello che deve garantire la salubrità del prodotto. Purtroppo c'è da dire un fatto, che per quanto riguarda l'autocontrollo, chiaramente noi siamo sottoposti anche all'esistenza di tipi di comportamenti che possono essere di tipo cogente, regolamentato o volontario. Sicuramente in questo caso l'autocontrollo è un tipo di controllo, di chiamato come certificazione, che è comunque lo stesso, che è un tipo di controllo che deve essere ovviamente è di tipo cogente, cioè quello dell'autocontrollo sulle attività alimentari è un'attività di tipo cogente, cioè la legislazione nazionale o comunitaria in materia di igiene dei prodotti ci impone che questo venga effettuato. Ci sono certificazioni, delle norme che invece vanno applicate solo in maniera volontaria. Ciò che sto dicendo naturalmente è valido sia nell'ambito delle certificazioni che in questo caso sulla normativa cogente che deve essere applicata comunque in un'attività alimentare. Quindi nel nostro caso quello dell'autocontrollo diventa in un'attività alimentare una normativa di tipo cogente, volontaria invece sarebbe applicare delle normative che non sono obbligatorie, quindi per esempio una certificazione ambientale, una certificazione di qualità o ancora altro. Che differenza c'è tra un audit, cioè un controllo da parte esterna, e il controllo? La nostra attività, quale la misurazione, prove e verifiche mediante calibro o altri strumenti di una o più caratteristiche di un'entità, e conforme dei risultati ai requisiti specificati, allo scopo di accertare la conformità di ciascuna caratteristica. Comunque, vediamo di portarci nel sistema di autocontrollo. Protocollo di autocontrollo comprende i dati essenziali e cogenti, ecco qua la parola di nuovo cogente, del sistema di autocontrollo, cioè procedure relative alle buone prassi igieniche, schemi relativi ai processi, in particolare ai CCP, che vengono riportati nel piano di autocontrollo. Adesso vediamo che cosa sono questi CCP, manuale di autocontrollo che deve essere a disposizione dell'autocontrollo. Il manuale di autocontrollo non è obbligatorio, ha formato e strutture di un manuale di qualità e comprende numerosi documenti riguardanti il sistema di autocontrollo, e cioè un protocollo di autocontrollo, procedure supplementari, altri documenti, esempio schede, ingredienti, packaging, informazioni sulle attrezzature, impianti, eccetera.
A questo proposito, relativamente ai manuali, sono già predisposti i manuali da parte delle associazioni di categoria, e quindi sulla base di questi manuali proposti dalle associazioni di categoria poi si va a costruire il proprio manuale di autocontrollo aziendale. Sì, eventualmente sì. Mi pare che c'ho un buon elenco alla fine, e magari se c'è attività didattica si può prendere in considerazione quella. L'audit di autocontrollo del protocollo di AMICA, soprattutto a cercare se siano state svolte efficacemente tutte le azioni contemplate dai 7 principi codex del sistema HACCP. Insomma, il sistema di autocontrollo si basa su alcuni punti chiave che sono stati dettati dal Codex Alimentarius. Naturalmente nell'autocontrollo, nel manuale di autocontrollo, anche se scritto nella forma non obbligatoria, in realtà invece diventa obbligatorio che cosa? Procedure di accettazione, dei controlli di processo, controlli di reazione, sanificazione, le attività animali. Alla fine esce fuori un documento che comunque è un manuale. Si utilizzano metodi e procedure tipici dell'audit del sistema di gestione qualità. Un esempio delle linee guide, le prime in realtà sono state quelle riportate dal rapporto ISTISA del 99-10, il numero 10 del 99. Che cos'è la metodologia? Quindi il protocollo di autocontrollo prevede delle fasi, uno sviluppo di una checklist, un audit documentale, interpretazione dei dati rispetto ai principi del codex, definizione di deviazione ed osservazione rispetto ai principi del codex e rapporto di audit. Vediamo quali sono i 7 principi che noi dobbiamo, in un'attività alimentare, dobbiamo prendere in considerazione. Intanto identificare i pericoli. Quali pericoli può avere questa tipologia di azienda? Determinare i CCP, che sono i CCP in pratica rappresentano i critical control point. Sono i punti critici di un'attività alimentare, cioè sono i punti nella quale si può avere un punto di non ritorno, cioè se quel punto non gestito correttamente dal punto di vista della crescita microbica, poi noi non riusciremo più a controllare il propagarsi dello sviluppo microbico. Quindi voglio dire, se c'è un'attività nella quale il prodotto cotto magari viene esposto all'aria e in quella fase noi non riusciamo a gestire la criticità, dopodiché non viene più controllato quel prodotto perché non c'è più un sistema per abbattere la carica microbica. Quello diventa un punto critico perché oltre quel punto non c'è più la possibilità di controllare la carica microbica. Prima della cottura non c'era problema sul CCP. Diventa CCP successivamente alla cottura, perché dopo la cottura il prodotto o viene somministrato subito oppure diventa un CCP. Voglio dire, se facciamo l'esempio della preparazione degli antipasti in una ristorazione, se questi prodotti vengono somministrati il giorno dopo, quel punto della preparazione, quindi il deposito nel frigo e successivamente somministrazione, può essere un CCP. Perché evidentemente il giorno prima, quando erano stati preparati i piatti, magari cotti, e quindi erano perfettamente salvi e sani, la carica batterica era bassa. Però il giorno dopo, quando però questi vengono messi nel frigo, si aspetta il giorno dopo per poterli somministrare, quello diventa un punto critico, perché chi controlla e chi sa quale sarà lo sviluppo dei microrganismi evidentemente fino al giorno dopo, quello diventa un punto critico. Quindi voglio dire, diventa un punto critico anche per esempio il lavaggio della verdura, cioè prima del lavaggio della verdura noi possiamo già sapere che probabilmente è sporco. Successivamente noi mettiamo la mucchina, laviamo la verdura, in quel momento stesso noi abbiamo sanificato il nostro prodotto e quindi siamo sicuri che sia salubre. Se però successivamente si decide la somministrazione di farla il giorno dopo, quello non è più un punto sicuro di controllo, può diventare un punto critico sul controllo. Allora,
questo punto noi siamo già oramai bravi, perché siamo in grado di identificare i pericoli, determinare i punti di controllo critici, stabilire i limiti critici che abbiamo visto evidentemente quali sono, abbiamo già avuto un'idea di quanto può essere la carica batterica, il valore e le tolleranze, applicare i sistemi di monitoraggio, cioè andare a fare dei controlli di veloci, ma noi signori abbiamo cominciato a capire quali sono questi monitoraggi, cioè il controllo visivo. Quando la carica batterica ha superato un limite di soglia, da quello che abbiamo acquisito nei precedenti minuti o diciamo nella lezione precedente, abbiamo acquisito che visivamente vedremo una variazione, per esempio, dell'aspetto, del colore, tutte queste cose qui. Quindi cominciamo a capire quali possono essere i punti, se c'è un punto di decomposizione del prodotto, il prodotto si è degradato, è stato mal conservato, stabilire a questo punto le azioni correttive, oppure l'azione correttiva potrebbe essere quella di non somministrare più quel prodotto perché il prodotto presenta delle fermentazioni anomale, stabilire a questo punto le azioni correttive, appunto eliminare il prodotto, una verifica veloce potrebbe essere, una verifica in realtà comporterebbe un controllo analitico, voglio dire. E infine sviluppare un sistema di documentazione per avere sotto controllo la nostra attività. Allora, l'HCCB quindi si definisce come un approccio sistematico per l'identificazione dei pericoli e la valutazione dei rischi connessi alla produzione di un alimento. Sì, in effetti un'altra possibilità relativamente ai CCP è quella di andare a cucinare un panino, poi magari lo si va a somministrare al consumatore senza l'utilizzo dei guanti. Quello è un altro esempio di CCP. Cioè, prima della somministrazione, quando il panino è stato cotto, il prodotto magari è stato riscaldato, effettivamente noi siamo sicuri di eliminare il microorganismo. Successivamente lo prendiamo con le mani, magari ci siamo puliti pure il naso, poi o abbiamo preso i soldi, effettivamente, e a questo punto c'è una contaminazione, abbiamo visto prima, crociata, tra i soldi e quindi il panino, e quindi noi andiamo a contaminare il nostro prodotto. Contaminazione crociata. Secondo quanto esposto nel regolamento 852, qui vedrete magari maggiormente approfondito questo discorso, i prossimi giorni, tramite il regolamento 852, tali principi dovrebbero tener conto di 7 principi contenuti nel Codex Alimentarius, che sono, quindi ripetiamo, effettuare l'analisi dei pericoli, quali pericoli ci possono essere, ci può essere nel caso di una somministrazione di prodotti in un furgone, diciamo, ambulante, evidentemente la contaminazione tra i soldi, i guanti e evidentemente le mani del somministratore. Individuare i punti critici di controllo, stabilire per ciascuno di questi CCP eventualmente presenti, stabilire delle procedure di monitoraggio. Quando si parla di procedure di monitoraggio o di monitoraggio, si va a individuare quelle attività di controllo che siano veloci, quindi visive in generale, stabilire le misure correttive da intraprendere in caso di non conformità del prodotto, quindi se il prodotto si è visto che ha iniziato a fermentare, magari c'è da eliminare, stabilire delle procedure di verifica dell'efficacia del sistema, questa stabilire delle verifiche di efficacia del sistema, cioè significa andare a controllare se tutte le nostre attività sono fatte in maniera adeguata. Se per esempio vogliamo verificare che l'efficacia del nostro sistema sarà magari di fare dei tamponi ambientali nell'attività e quindi magari vedere e intanto questo furgone, questo mezzo di somministrazione mobile idoneo è pulito e quindi bisogna fare dei tamponi per verificare evidentemente la pulizia. Assicurare la registrazione delle azioni effettuate e stabilire delle procedure di gestione della documentazione. Allora, qui vediamo più in dettaglio, identificare ogni pericolo che deve essere prevenuto, eliminato o ridotto a livelli accettabili la prima attività da effettuare. Identificare i punti critici di controllo nella fase o nelle fasi in cui il controllo stesso si rivela essenziale per prevenire o eliminare o per ridurre un rischio a livelli accettabili.
stabilire i punti critici di controllo e i limiti critici, che sono quelli definiti dalla legge. E prima abbiamo fatto un esempio di limiti critici che differenziano l'accettabilità e l'inaccettabilità ai fini della prevenzione, eliminazione e riduzione dei rischi identificati. Inoltre, stabilire azioni correttive da intraprendere nel caso in cui dalla sorveglianza risulti che un determinato punto critico non è sotto controllo. Stabilire e applicare procedure di sorveglianza efficaci nei punti critici di controllo. Inoltre, stabilire le procedure da applicare, da applicare regolarmente per verificare l'effettivo funzionamento delle misure di quei punti 1 e 5. Ovviamente questo significa, se tutto quanto va bene nei punti 1 e 5, ci dovremmo controllare evidentemente anche dei prodotti che vengono, se tutto si svolge nella preparazione di alcuni alimenti, a quel punto, oltre ai monitoraggi effettuati visivamente, bisogna controllare i prodotti che rispondono alla normativa. E poi predisporre documenti di registrazione adeguati alla natura e alle dimensioni dell'impresa alimentare, al fine di dimostrare l'effettiva applicazione delle misure di cui al punto 1 e 6. Ancora, l'attività alimentare dimostra l'autorità competente, queste sono, vengono estratte dal regolamento 852, articolo 5, paragrafo 4, che dice l'attività alimentare deve dimostrare all'autorità competente di rispettare ciò che dice il paragrafo 1 dello stesso articolo, secondo le modalità richieste dall'autorità competente, tenendo conto del tipo e della dimensione dell'impresa alimentare. Garantire tutti i documenti in cui sono descritte le procedure elaborate a norma del presente articolo siano costantemente aggiornati, quindi per esempio il controllo della temperatura deve essere effettuato giornalmente, quindi l'attività alimentare, l'organizzazione, lo stabilimento alimentare deve avere a disposizione la scheda del controllo temperatura. Conserva ogni altro documento di registrazione per un periodo adeguato, quindi 3 anni. Allora, regole di igiene specifiche dettagliate per carne fresca, protetta pasti carne, adesso vediamo un po', mi piace una carrellata su questo. Attività, regole specifiche di igiene per i prodotti di origine animale, ricorcimento, pericolo microbiologico, ovviamente ci può essere, e pericolo chimico associato alla specie di derrata alimentare. Ancora, i prodotti di origine animale devono sottostare ancora alla normativa generale di igiene che viene compresa nel regolamento 852. Quindi il regolamento 852 regola evidentemente i prodotti di origine animale. E qui ci sono dei riferimenti specifici all'autocontrollo, quindi all'HACCP, quindi Hazard Analysis Control, Critical Control Point, cioè analisi dei punti di pericolo e critici di un'attività alimentare. Trattamenti termici e esigenze specifiche per i macelli. In particolare nel punto 2 della sezione 2 dell'allegato 2 del regolamento 853 si evince che le procedure suddette devono garantire che ogni animale, o se del caso ogni lotto di animale ammesso nel locale del macello, sia adeguatamente identificato e sia accompagnato dalle opportune informazioni fornite dall'azienda di provenienza, quindi ci sia quella che vedrete più in dettaglio, che è la rintracciabilità. Inoltre, che non provenga da un'azienda o una zona soggetta a un divieto di movimento o ad altre restrizioni per ragioni connesse con la salute umana o animale, salvo se l'autorità competente lo permette. Ovviamente sia pulito, sia sano questo animale, quindi si sta valutando un po' quelle che devono essere le caratteristiche degli animali nella lavorazione, sia in condizioni soddisfacente di benessere all'arrivo al macello, con l'obbligo di avvertire il veterinario ufficiale di adottare le misure appropriate in caso di inosservanza dei punti suddetti. Altri regolamenti in materia di igiene, l'854 sui controlli ufficiali, l'882 sui relativi controlli ufficiali per assicurare la conformità alla legislazione,
Poi c'è la 2073-2005, che di cui abbiamo parlato prima, relativamente ai criteri microbiologici, cioè relativamente alle concentrazioni massime permesse o i limiti massimi permessi per quanto riguarda i microrganismi che devono essere presenti sugli alimenti. Poi questo era sempre quello, individuare i pericoli. Quindi riprendendo il discorso, i 7 principi del sistema HACCP o da autocontrollo sono: 1. Individuare ogni pericolo da prevenire, eliminare o ridurre a livelli accettabili, analisi dei pericoli. 2. Individuare i punti critici di controllo nella fase o nelle fasi in cui il controllo stesso si rivela essenziale per prevenire o eliminare un rischio o per ridurre a livelli accettabili. 3. Stabilire, adesso li andremo a vedere in dettaglio questi, stabilire nei punti critici di controllo i limiti critici che differenziano l'accettabilità dalla inaccettabilità ai fini della prevenzione, eliminazione o ridurre a rischi individuati, stabilire ed applicare procedure di sorveglianza efficaci nei punti critici di controllo, stabilire le azioni correttive da intraprendere nel caso in cui dalla sorveglianza risulti che un determinato punto critico non è sotto controllo, stabilire le procedure, queste vanno allegate al manuale, da applicare regolarmente per verificare l'1.5, il tabello 1.5.7, predisporre documenti di registrazione adeguata. Flessibilità, i concetti HACCP sostituisce uno strumento appropriato, costituisce uno strumento appropriato per controllare i pericoli nelle imprese alimentari, soprattutto in quelle che svolgono operazioni suscettibili di fare insorgere pericoli se non condotti in maniera corretta. Il concetto HACCP consente l'applicazione dei principi del sistema Codex Alimentarius con la necessaria flessibilità in modo da garantire l'attuazione in qualsiasi situazione. Certo, nelle piccole attività bisogna che sia abbastanza flessibile, altrimenti diventa un vincolo che non si riesce a superare. Allora, scopo del sistema HACCP: focalizzare i controlli sui punti critici CCP. I principi del sistema HACCP dovrebbero essere applicati separatamente a ciascuna specifica operazione. E qui questo è uno dei grossi problemi, è quello di renderlo flessibile, perché altrimenti un'attività semplice poi diventa complessa perché ci si mette troppi CCP. Bisogna prendere proprio quelli essenziali, cioè nella realtà fra le attività uno si dovrebbe fare uno schema di quelle che sono le attività di un'azienda e prendere solo l'ultimo punto, magari nella somministrazione dell'alimento, che può essere realmente, che potrebbe talvolta un'attività finale potrebbe essere CCP, ma potrebbe benissimo non esserlo, in quanto non c'è nessuna possibile contaminazione. La loro applicazione deve essere riveduta e, quando necessario, modificata ad ogni modifica introdotta a livello del prodotto, del processo o di qualsiasi fase. Nell'applicazione è importante mantenere una certa flessibilità in considerazione del contesto, esatto, della natura e dell'entità dell'operazione. Condurre in sequenza le seguenti attività: analisi dei rischi, quindi c'è bisogno di un gruppo, effettivamente, ovviamente qui sono attività complicate, insomma, però in realtà molto spesso nelle attività complesse, grandi attività di produzione, eccetera, ci vorrebbero più professionalità insieme per individuare i CCP. Quindi ci vorrebbe un gruppo, un'equipe, diciamo, multidisciplinare. Tale equipe comprende tutti i componenti dell'impresa alimentare che intervengono nella realizzazione del prodotto, ma che può anche avvalersi di una specifica consulenza esterna. Deve riunire l'intera gamma di competenze e conoscenze specifiche appropriate per il prodotto considerato, la sua produzione, il suo consumo e i potenziali pericoli connessi, e deve implicare il più possibile i dirigenti in grado di grado più elevato dell'impresa.
una singola persona può ricoprire più ruoli purché tutte le informazioni siano a disposizione del singolo e siano utilizzate per garantire l'affidabilità del sistema sviluppato. Il settore di applicazione descrive il segmento della produzione alimentare, il processo dell'impresa, le classi generali di pericoli biologici, chimici e fisici da considerare. Poi è necessario la descrizione del prodotto, è necessario fornire informazioni che descrivono ampiamente il prodotto, quale per esempio la composizione, perché non dimentichiamo che per esempio nella composizione ci può essere una sostanza allergica, allergenica, ci possono essere degli allergeni, ci sta la normativa europea che definisce quelli che sono allergeni, per esempio uno può pure non sapere che per esempio tra gli allergeni è compreso il sedano o il sesamo, quindi uno deve, se per esempio va a fare un prodotto, produce un prodotto a base di sedano o molluschi, per esempio, deve essere indicato. Composizione, materie prime, strutture, caratteristiche fisico-chimiche presenti dal prodotto, solido, liquido, pH, trattamento, per esempio l'essiccazione, congelazione, confezionamento sottovuoto in atmosfera protettiva, eccetera, condizioni di stoccaggio e di distribuzione, date di scadenza, istruzioni d'uso, qualunque criterio microbiologico o chimico applicabile, individuazione dell'uso previsto, definire l'impiego normale o prevedibile del prodotto da parte del consumatore ed il target di consumatori cui il prodotto è destinato. Questo è importante, come dicevo prima. In casi particolari bisogna valutare l'adeguatezza del prodotto per particolari gruppi di consumatori, quali società di catering, viaggiatori, gruppi vulnerabili di consumatori. Bisogna realizzare un diagramma di flusso, esaminare in sequenza e presentare in un diagramma, questo è importante, questo viene chiesto sempre, in un diagramma di flusso dettagliato insieme a sufficienti dati tecnici tutte le fasi del processo, inclusi i tempi morti tra o durante le fasi, perché potrebbe diventare i tempi morti di ICCP. Dare ricevimento delle materie prime, perché ci possono essere durante la lavorazione dei tempi in cui il prodotto, per motivi che non sappiamo spiegare, deve stare a una temperatura tra 35 e 40 gradi, ma noi sappiamo che quella temperatura è particolarmente pericolosa per la crescita microbica. Quindi questo significa esaminare in sequenza e presentare in un diagramma di flusso dettagliato l'insieme di tutte le fasi del processo. Dal ricevimento delle materie prime all'immissione del prodotto sul mercato, passando attraverso la preparazione, la trasformazione, il confezionamento, lo stoccaggio e la distribuzione. Tra i dati possono essere inseriti configurazione dei locali di lavoro, configurazione caratteristica degli impianti, sequenze di tutte le fasi del processo, parametri tecnici delle operazioni, flusso dei prodotti. Infatti nella piantina va indicato quelli che sono i punti eventualmente di incrocio tra il prodotto pulito, cioè che è stato già prodotto, e quelle che sono le materie prime in ingresso. È importante, è fondamentale integrare nel sistema di HACCP le procedure di pulizia e disinfezione, l'ambiente igienico dell'impianto, percorsi del personale, prassi igieniche, condizioni di conservazione del prodotto e di distribuzione. Fatto questo bello sulla carta, poi andiamo magari sull'attività e ci troviamo delle cose completamente diverse. Quindi la cosa importante da fare è la conferma del funzionamento del diagramma di flusso sul campo. Il gruppo multidisciplinare o il consulente deve verificare la validità del diagramma di flusso sul campo nel corso delle ore di funzionamento dell'impianto. Perché è una cosa molto spesso, mi sono trovato nell'ipotesi, nella situazione che l'industria alimentare, il dirigente mi dice una cosa, poi vai a fare il sopralluogo ed è completamente diverso. E quindi poi la colpa, se qualcosa va male, è sempre del consulente, è chiaro, perché è stato informato male, ma forse anche volutamente. Per qualsiasi scostamento osservato, modificare il diagramma di flusso originale al fine di migliorarne l'accuratezza.
Dunque, l'elenco dei pericoli, l'elencazione di tutti i potenziali pericoli biologici, chimici e fisici che ragionalmente aspettarsi in ciascuna fase del processo, inclusi l'acquisto e la conservazione delle materie prime e degli ingredienti. Analisi dei pericoli elencati per individuare ai fini del piano HACCP quali pericoli presentano una natura tale da rendere fondamentale per la produzione di un alimento sono la loro eliminazione o riduzione dei livelli accettabili. Misure di controllo, azioni ed attività che possono essere usate per prevenire i pericoli, eliminare o ridurre l'incidenza occorrente a livello accettabile. Per controllare un pericolo individuale possono essere necessarie molteplici misure di controllo e al contrario una singola misura di controllo può controllare molteplici pericoli. Esempio, la pastorizzazione controllata offre sufficienti garanzie di riduzione del livello sia della salmonella sia della listeria. Le misure di controllo devono essere supportate da procedure dettagliate e da specifiche per garantire l'efficace applicazione. Come programmi dettagliati di pulizia specifici e precisi in materia di trattamento termico, concentrazione massima di conservanti utilizzati in conformità alle norme comunitarie applicabili. L'individuazione dei punti critici di controllo. L'individuazione di un punto critico per il controllo di un pericolo può essere agevolata dall'impiego di un diagramma decisionale. Sì, infatti adesso vedremo il diagramma che ci permette di decidere se è o meno un sì. Proviamo. L'applicazione del diagramma decisionale richiede una certa flessibilità tenendo conto dell'intero processo produttivo per evitare inutili punti critici e quindi una specifica formazione. Conseguenze dell'individuazione dei CCP, definire ed attuare appropriate misure di controllo, stabilire ed attuare un sistema di monitoraggio in ciascun punto critico. Limiti critici nei punti critici di controllo. In effetti vi ho parlato prima dei limiti critici e vi ho detto che ci sono dei limiti per quanto riguarda quello che è giusto e quello che non lo è. E quindi dei limiti di legge se è negativo il controllo e il risultato positivo. Quindi i limiti critici corrispondono ai valori estremi accettabili con riguardo alla sicurezza dei prodotti per ogni misura di controllo individuata ed applicata. Sono fissati per parametri osservabili o misurabili che possono dimostrare che il punto critico è sotto controllo e differenziano l'accettabilità dall'inaccettabilità. Ci devono essere comunque elementi probanti che i valori prescelti si traducono in controllo di processo. Cioè significa che bisogna controllare i limiti di legge. In taluni casi, per ridurre il rischio di superamento di un limite critico a causa di variazioni di processo, si deve specificare i livelli più rigorosi, livelli target, per garantire il rispetto ai limiti critici. I limiti che generalmente si ricavano da, eccoli qua, da regolamenti o da manuali di corretta pratica igienica settore. In loro assenza il consulente o l'equipe deve valutare la validità in relazione al controllo dei pericoli individuati nei CCP. Procedure di monitoraggio, faccio presente che c'è una differenza sostanziale, ripeto, tra il monitoraggio e la verifica, mentre il monitoraggio deve essere qualcosa di veloce, che direttamente l'impresa deve poter utilizzare per dire istantaneamente, subito, il prodotto non va bene, cioè qualcosa che visivamente si deve poter notare, insomma per dire se vediamo che la frutta ha delle muffe in marcia, già possiamo dire visivamente, da questo controllo di monitoraggio che non va bene. Quindi stavo dicendo, c'è una differenza sostanziale tra monitoraggio e verifica. Il monitoraggio è un'attività in generale visiva che ci permette di dire ciò che è corretto o non è corretto, ciò che è stato superato o non è stato superato. E quindi deve essere veloce, quindi una mela marcia è sicuramente qualcosa da eliminare perché ci sta una parte del frutto che si presenta con delle muffe, quindi visivamente già deve scartare. Invece la verifica è un qualcosa di più lungo e quindi prevede magari dei controlli analitici più approfonditi e quindi impiega più tempo.
quindi vanno riportati nel manuale o l'attività, l'azienda deve avere a disposizione dei controlli veloci per dire se per esempio il latte in arrivo in azienda è buono o non è buono. Se per esempio il latte si presenta cagliato, significa già visivamente che non va bene, quindi significa, ricordando un attimino quello che abbiamo detto prima, che c'è stato un fermento di latte, c'è una quantità di lattobacilli che non superate il limite, che quindi c'è stata la cagliatura. L'elemento fondamentale del sistema da HACCP è il programma di osservazioni, misurazioni realizzate per ciascun CCP in via continuativa o in più soluzioni per garantire la conformità a determinati limiti critici. Le procedure di monitoraggio hanno lo scopo di individuare la perdita di controllo nei punti critici in modo da poter tempestivamente, ecco perché ho detto visivamente, attuare misure correttive nel ripristino del controllo del CCP stesso. Voglio dire, se c'è il problema che in un mezzo mobile un CCP potrebbe essere magari il punto in cui viene somministrato il prodotto al consumatore, quello senza guanti, già possiamo già avere un'idea che qualcosa non sta sfuggendo al controllo. I dati del monitoraggio devono essere valutati dalla persona che possiede la conoscenza e l'autorità necessaria per realizzare le misure correttive richieste. Il programma di monitoraggio deve chiarire chi deve effettuare il monitoraggio e il controllo, quando viene effettuato il monitoraggio e il controllo, con quale modalità è effettuato il monitoraggio e il controllo. Misure correttive, per ciascun punto critico il controllo effettuato dall'equipe o il consulente deve prevedere in anticipo misure correttive da adottare senza esitazione quando il monitoraggio rilevi uno scarto rispetto ai limiti critici. La mela si presenta a marcia, evidentemente quindi c'è stato quel discorso di cui abbiamo perso il controllo del nostro prodotto, quindi il frutto si è guastato, visivamente io me ne accorgo, quindi qual è l'azione correttiva? Nel manuale va scritto che una persona con certe responsabilità prende il frutto e lo butta via, quindi questa è l'azione correttiva. Tali misure devono includere l'individuazione della persona o delle persone responsabili per l'adozione della misura correttiva, la descrizione dei mezzi e delle misure necessarie per correggere l'anomalia osservata, le iniziative da adottare con riguardo ai prodotti realizzati durante il periodo in cui il processo non era sotto controllo e le registrazioni scritte delle misure prese indicando tutte le pertinenti informazioni. Chiaramente si cerca il modo da evitare situazioni di perdita di controllo, perché altrimenti bisognerebbe registrarle tutte queste cose. Però grazie al monitoraggio si può valutare la necessità di adottare misure preventive. Se ci accorgiamo che quando in un mezzo mobile c'è colui che somministra il panino senza guardie, vediamo che quelle persone stanno male, allora l'azione preventiva è obbligare a indossare i guanti in modo da evitare ci sia contaminazione crociata. Civile e penale. Procedure di verifica, questo è un pochino più pesante la procedura di verifica, perché rispetto al monitoraggio prevede che ci facciano dei controlli più pesanti. Il gruppo HACCP specifica i metodi e le procedure da usare per determinare il funzionamento corretto o meno del sistema HACCP. Le procedure di verifica comprendono audit, magari, la verifica delle operazioni, la conferma che i CCP sono tenuti sotto controllo, la convalida dei limiti critici, la revisione delle anomalie e delle disposizioni in merito al prodotto, le misure correttive adottate con riguardo al prodotto. Le verifiche devono essere condotte da una persona diversa da quella preposta per l'esecuzione, perché sennò quello dirà che è sempre tutto a posto. La frequenza delle verifiche deve essere tale da confermare l'efficiente funzionamento del sistema HACCP. Esse influenza notevolmente il numero di controlli successivi o di richiami in caso di rilevazione di anomalia. Le verifiche devono comprendere non necessariamente contemporaneamente i seguenti elementi: controllo della correttezza delle registrazioni, controllo sulla persona preposta al monitoraggio delle attività di trasformazione, controllo fisico del processo oggetto del monitoraggio e calibrazione degli strumenti utilizzati per il monitoraggio.
attività di convalida devono includere iniziative volte a confermare l'efficacia di tutti gli elementi del progetto HACCP. In caso di modifica è necessario rivedere il sistema per garantire che lo stesso resta valido. Se necessario, il risultato della revisione sarà la modifica delle procedure stabilite. Le modifiche vanno interamente incorporate nella documentazione e nel sistema di registrazione, al fine di garantire la disponibilità di accurate informazioni aggiornate. Documentazione per la registrazione. Nel documento devono essere, nell'autocontrollo, insomma, ecco, devono essere riportate le procedure basate sui principi HACCP, devono essere documentate e registrate. Che comprende, la documentazione e la registrazione devono essere appropriate alla natura e l'entità delle operazioni e sufficiente a permettere di così verificare che i controlli sono predisposti e mantenuti. Qui più che dice ancora, è interessante vedere quali sono. I documenti di registrazione chiaramente comprendono in maniera obbligatoria quelle che sono le temperature dei frigo, comprendono in maniera obbligatoria la manutenzione effettuata sui frigoriferi, comprende la presenza o l'assenza di azioni correttive, se ci sono state vanno registrate. L'acquisto o il verificarsi di processi anomali, per esempio sulla conservazione dei formaggi o salumi o carne, vanno registrati. Processi relativamente alla disinfestazione vanno obbligatoriamente registrati. In alcune attività le operazioni di pulizia, quindi disinfezione, vanno registrate. Un semplice sistema di registrazione può essere efficace, facilmente comunicato ai dipendenti, integrato nell'operazione, come d'altronde va riportato uno schema sulle operazioni di pulizia, quando vengono effettuate, quali tipi di attrezzature, utensili, suppelletti vari vanno puliti. Io ho elencato per esempio la temperatura del prodotto, questa è un'altra cosa. Se per esempio la temperatura di un prodotto è importante per il risultato finale, questo va registrato. La formazione, un'altra cosa importantissima per un'attività alimentare è sicuramente quella della formazione del personale. Attualmente per quanto riguarda la formazione del personale, questa va effettuata evidentemente ogni 4 anni, che poi rappresenta il libretto sanitario, anche se poi l'informazione particolare del personale va fatta anche più di frequente. Le autorità competenti devono, quando necessario, contribuire a sviluppare attività di informazione sul sistema HACCP, particolarmente nei settori scarsamente organizzati o che dimostrano una scarsa informazione. Quali sono i vantaggi del sistema HACCP? Conformità con le esigenze legali, miglioramento della qualità, perché il nostro obiettivo a questo punto è standardizzare il modo di vedere le cose, riduzione delle perdite, sì, giustamente, perché nel momento in cui noi andiamo a standardizzare il modo di lavorare e teniamo più sotto controllo le attività, sia perché noi abbiamo definito quelli che sono dei punti critici dove poi ci possono essere delle insorgenze di punti critici, quindi noi siamo quindi uno sforamento dei limiti critici. Se noi siamo in grado di individuare questi punti, avremo meno perdite di prodotti, di materie prime. Nelle grosse aziende chiaramente, ma anche nelle piccole, c'è la protezione del marchio, che poi è l'attività aziendale. I vantaggi è che il personale è sempre formato, poi c'è la prevenzione, riduzione delle barriere evidentemente tra l'accettabile e non accettabile, controllo delle variabili, introduzione sicura dei cambiamenti perché sono legati alla regolamentazione, audit programmati e focalizzati, flessibilità e conformità alle leggi del mercato. Quali sono i limiti del sistema HACCP? Programmazione non corrette, chiaramente sono anche la formazione, le risorse,
risorse finanziarie ci vuole, certo, tempo. I limiti che sono, c'è una falsa idea di sicurezza, certo la sicurezza la si fa seguendo, allora, questo si riferisce all'audit interno all'azienda. Qui sono riportati effettivamente quelli che sono i testi necessari per la vita. Allora, vediamo come invece deve evolvere il sistema di controllo da parte degli organi competenti. Noi abbiamo visto in effetti quello che è l'autocontrollo, quelli che sono i sette punti fondamentali dell'autocontrollo, qual è l'evoluzione a questo punto rispetto agli ordini di controllo, delle ASL, NAS, eccetera. Mentre finora diciamo che il controllo da parte di questi ordini competenti era di tipo inquisitorio quasi, adesso evolverà verso un sistema praticamente di certificazione, audit. Significa che effettivamente questi organi di controlli verranno, c'è già questa in evoluzione questo fatto, questi verranno a fare delle valutazioni, già c'è una checklist, cioè una serie di punti a cui bisogna rispondere. Ho visto che già nell'ambito della la Piero Caseari ci sono delle checklist, gli organi competenti hanno a disposizione questa checklist e spuntano quelli che sono i punti che rispondono alle normative 852, 2073, eccetera. Quindi hanno a disposizione una checklist e quindi si basa su quella checklist e non ad eventuali loro modi di pensare o di imporsi. Quindi diventa una vera e propria certificazione aziendale. Naturalmente l'audit di prima parte è un... gli audit si dividono in tre tipi di audit. Audit di parte prima, di seconda e di terza. Di parte prima è quell'audit interno, cioè questo ovviamente si applica evidentemente a delle aziende di un certo numero di dipendenti. Il responsabile aziendale magari nomina un consulente, un responsabile della qualità che analizza in proprio il sistema, quindi verifica se quanto ha scritto corrisponde alla realtà e quindi valuta le procedure, le attività al fine di determinare l'adeguatezza e verifica nell'applicazione di quanto è scritto sul manuale. Può eventualmente riguardare singoli settori o addirittura funzioni aziendali se le dimensioni aziendali sono grosse. Le verifiche interne sono effettuate dal fornitore che utilizza personale interno opportunamente addestrato. Questo è di parte prima. Poi c'è un audit di parte seconda. Audit significa andare a verificare. Audit del fornitore. L'audit di parte seconda significa che io ho attività che compri prodotti da tizio, vado a fare un audit nell'azienda di tizio per garantire che quell'azienda risponda a tutti quelli che sono i vincoli di legge sull'HCCP o quindi sull'autocontrollo. Quindi io per esempio che compro il latte dalla masseria tizio, mando un responsabile aziendale a verificare come viene prodotto il latte in quell'azienda e che risponda a tutte quelle che sono le normative di settore. In questo caso il committente o l'acquirente effettua questa verifica sui propri fornitori per controllarne l'adeguatezza o la conformità ad una norma, a un dato sistema o a requisiti contrattuali. Magari anche contrattualmente si richiede che la carica batterica, per esempio nel latte, sia X, si verifica se ciò è vero. Generalmente condotta personale addestrato inviato dallo stesso committente o acquirente può includere la valutazione di reparti o di società fornitrici all'interno dello stesso gruppo. L'audit di parte terza invece può essere costituito da uno dei NAS, per esempio, che vanno nell'azienda di una
saumeria, c'hanno la checklist e spuntano. Agibilità disponibile, sì, spunta. Acqua, acquedotto, sì. Per quanto riguarda il personale, libertà di formazione, c'è la libertà sanitaria, sì, no. Tutta una cosa è questa cosa. Non domande mandate a caso, ma su una checklist. Un organismo di certificazione indipendente ed accreditato, in questo caso l'ASL, l'ente competente, effettua questo tipo di verifica al fine di accertare in che misura il sistema aziendale sia conforme alla norma di riferimento. Può concludersi con l'emissione di un certificato, può concludersi con la chiusura del negozio oppure, oppure la conformità che è stato ottenuto. Quindi ci possono essere audit di sistema di tipo orizzontale o verticale. Orizzontale, contemporaneamente valutati uno o più settori aziendali. Verticale, valutato un progetto che viene sviluppato, eccetera. La norma di riferimento per quanto riguarda l'audit aziendale è il 19.011.2003. Obiettivi dell'audit, in questo caso della ASL, cioè di verificare conformità del sistema alla norma, identificare aree di miglioramento del sistema, verificare conformità. In questa maniera il controllo è meno inquisitorio e più diciamo, va ad aiutare le attività. Verificare la conformità di sistemi di prodotto a requisiti specifici, valutare conformità a norme cogenti. È chiaro perché ci sono tutta una serie di norme cogenti che sono applicate all'autocontrollo. E l'iscrizione in elenco di aziende certificate che quindi possono lavorare i prodotti. Le tecniche di audit prevedono fare domande, esaminare le evidenze oggettive, osservare le attività, ascoltare le reazioni del personale e registrare i dati raccolti. Domande aperte, spesso che si fanno, chi, che cosa, dove, quando, perché, quale strada seguite. Se diamo ok, va bene, vediamo. Spesso generano risposte chiuse da usare solo per introdurre altre domande. Domande indirette generano risposte più dettagliate. Le domande dirette generano risposte più dettagliate. L'audit è un approccio mirato alle evidenze, informazione la cui veridicità può essere dimostrata sulla base di fatti acquisiti a seguito di osservazioni, misurazioni, prova o altri mezzi. Osservazione significa una constatazione di un fatto effettuato durante un audit. Non conformità significa la chiusura del locale. Non soddisfacimento di un requisito specificato può riguardare diversi elementi del sistema qualità, in questo caso del sistema di autocontrollo, su procedure, prodotti, eccetera. Classificazione generalmente distinte in maggiori o minori. Maggiori, per esempio, può essere la non avere a disposizione la destinazione d'uso, l'agibilità, o addirittura l'acqua non potabile, o il sistema che rende l'acqua potabile non idoneo. Oppure un sistema che rende l'acqua, che pur essendo idoneo, in quel momento risulta non idoneo perché si è rotta la lampada, per esempio. Allora, non conformità minore. Deviazione, evidenza della inosservanza di uno o più dei 7 principi codex. Classificazione generalmente distinta in maggiore o minore, al rispetto dei 7 punti dell'autocontrollo. Ritorno dell'informazione dell'audit, autorità. Per gestione del programma, la definizione del programma di audit, vabbè, queste sono più tecniche. Per conclusioni, criteri microbiologici, necessaria una notevole competenza scientifica e tecnica, analisi quantitativa del rischio per gli alimenti la cui salute e sicurezza dipende da una combinazione di variabili, audit, occorre acquisire tecniche di elevata focalizzazione verso gli obiettivi. E infine, valutazione dell'autocontrollo, è opportuno sviluppare metodi razionali con un buon rapporto costo-beneficio. Beh, qui poi alla fine ci trovate un po' i
testi da cui ho tirato fuori tutte queste slide, insomma, per la costruzione. Bene, grazie. Possiamo chiudere.